Nicola Dell'Orso resta in carcere. L'udienza di convalida dell'arresto davanti al GIP Marco Procaccini, svoltasi stamattina alle 11, ha confermato le gravi accuse a carico del 70enne di Giulianova, che con un fucile da caccia regolarmente detenuto ha tentato di colpire la moglie, Giovanna di Bonaventura, di 64 anni. Nicola Dell'Orso è stato assistito dall'avvocato d'ufficio Antonio Luciani, subentrato al collega Angelo Palermo, che dopo la fase dell'arresto ha rinunciato all'incarico. L'avvocato Luciani, al termine dell'udienza di convalida, è stato contattato telefonicamente dal TG8. Allora, si è avvalso della facoltà di non rispondere, però ha reso delle dichiarazioni spontanee. Della vicenda lui ricorda solo di aver preso il fucile, però non ricorda altro. Quindi è come se ha avuto, diciamo, un buio mentale. C'è stata anche la richiesta di perizia psichiatrica, per valutare la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto, la sua capacità di stare in giudizio. Una serie di cose per in sé al momento, diciamo, di quello che è accaduto. Ora si attendono i prossimi passi di un'indagine che, con le dichiarazioni di Dell'Orso e le perizie richieste, potrebbe naturalmente protrarsi. I rilievi tecnici hanno però evidenziato come l'uomo abbia sparato con la volontà di uccidere, con la rosa dei pallini finita nel muro di casa, proprio ad altezza d'uomo. Non è escluso che nelle prossime ore Enrica Medori, PM titolare dell'inchiesta, possa disporre una consulenza balistica sull'arma, un fucile da caccia frutto di un'eredità familiare. Nel frattempo verranno visionate le eventuali telecamere presenti in zona per cercare di capire come il tutto sia degenerato tra le mura di una famiglia come tante.